Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho comprato la piantina da youtuber, così sono uno youtuber professionista anch'io. Ma lanciamo via questa piantina e prendiamo questo, la vera parte succosa del video. Finalmente, che poi è anche un po' aperto il pacco. C'è Amazon, prima faceva dei pacchi davvero fantastici, tutti con la confezione che ha scritto Amazon di qua, di là, di sopra e sotto. E invece ora fa queste confezioni così. Sinceramente non mi piace, però vabbè. Ma proseguiamo con l'unboxing, vediamo. Apertura facilitata. Sì, ho già aperto il coso. Usciamo. Era dentro questa plastica. Come potete ben vedere, è un microfono. Vediamo. Dentro la scatola c'è altro? No, non c'è niente. Ok, vediamo. Si può attaccare con un jack audio, si può girare di 180 gradi e si può mutare. Infatti qui dice c'è il bottone. Poi, vabbè, qua dice sostanzialmente le stesse cose. Poi nella confezione troviamo un cavetto USB, micro USB, micro USB. Poi il microfono e un treppiedi. Poi si può collegare ad Android o a tablet, a PC e con le cuffie. Poi è scritto tutto in inglese, ma non si capisce niente. Proseguiamo e vediamo cosa c'è di dentro. Ci sto riuscendo quasi ad aprire questo pacco indemoniato perché Oh, ci sono riuscito, ok. Apriamo questo benedetto pacco. Scatola, pacco, scatola. Ok, si apre così. Prima lo vedete voi, poi lo vedo io. Cosa c'è? Che c'è di dentro? Ok, troviamo qua il nostro microfono confezionato, plastica. E questo è il nostro microfono. Qui appunto c'è il jack e l'attacco micro USB. Poi di dentro, cosa c'è ancora? Non c'è niente. Questo è pesante, vediamo cosa c'è di dentro. Una vaffanculo. Aspetta, che i pacchi li fanno impermeabili. Poi qua dentro c'è micro USB, micro USB. Il nostro cavalletto, 30 kg di cavalletto. E poi USB, USB. Qui ci sono le istruzioni. Ora facciamo una cosa. Stacco questo microfono e proviamo questo. Almeno così facciamo una specie di recensione. Ok ragazzi, ho attaccato il microfono, vedo qui che tipo si sente, cioè prende l'audio anche da così lontano. L'ho provato, diciamo, e sembra buono. Poi magari si possono fare anche gli ASMR, fare video del genere, che alla gente piace tanto. I materiali sono plastica, questo. Il cavetto intanto lo apprezzo tantissimo perché è enorme, cioè è abbastanza lungo. Questi sembrano tipo in acciaio con dei cosi in gomma. Che non scivola per niente e questo è davvero un puntino avanti. Poi sono delle viti tipo per tenerlo. Cioè tipo là dietro c'è l'opera, però voi non vedete niente. Al massimo vi metto la piantina qui. Ho la tosse. Nelle specifiche c'era scritto che questo microfono può registrare fino a 1,5 metri di distanza. Quindi adesso mi metto nell'angolo e vediamo se mi sente. Mi allontano, mi allontano, mi allontano. Ciao microfono! Sono di nuovo qui. Ciao microfono! Ciao microfono! Mi metto dietro la fotocamera. Ciao microfono! Adesso io non so se si sente forte o piano. Lo vedrò in un secondo momento quando andrò a riascoltare la registrazione. Non lo so, ragazzi, l'ho registrato prima e sembra figo, quindi adesso provo ancora meglio. Comunque mi ritengo abbastanza soddisfatto. Il prezzo non è neanche troppo alto, cioè per un prodotto del genere. Che è buono, si aggira intorno ai 40 euro ed è veramente perfetto anche per chi ha le prime armi come me, davvero buono. Mio Dio, finalmente un microfono, una piantina, sono uno youtuber. Comunque, prima ho detto una cosa sbagliata, questo microfono, sì, microfono, ciao. Questo cavetto è USB, micro USB, perché l'attacco qui è solo USB, micro USB. Ah, sta impazzendo.
Ma comunque, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Diciamo questa mini recensione. Cioè, questa parte è stata registrata con questo microfono comunque. Quindi potete sentire come si sente. Magari se c'è un po' di rumore di sottofondo, non so come si toglie. Avevo letto che si poteva togliere in qualche maniera. Adesso vedo. Allora, chi avrebbe mai detto che nel 2019 dovevo finire a cercare in un libretto di istruzioni? Sì, ma l'italiano? Perché l'italiano è sempre l'ultima lingua nei libretti? Allora, gracias, spoken par. Allora, introduzione. Sì, istruzioni di sicurezza, va bene. Ah, ma perché praticamente dovremmo scaricare un'applicazione. Vabbè, da questo ve lo faccio in un secondo momento, dai. Vi invito a lasciare like, condividere il video se anche voi avete bisogno di un microfono o qualcuno che conoscete ha bisogno di vedere com'è questo microfono e sentire. Per questo video è tutto, ciao!